73 più 51, viaggiatori, sono Grizzly, cordialità circolare a tutta la ruota, un 88 sulla fronte con gentilezza a tutte le viaggiatrici. Benvenuti, sono qui sulla barra mobile e oggi voglio parlarvi di uno strumento che c'era prima delle chat e prima di WhatsApp. Uno strumento che comunque prevedeva un linguaggio molto particolare, molto giovane, anche se parliamo di una cosa che era più diffusa soprattutto più di 20 anni fa. Va bene, cominciamo questa puntata di Diario di Viaggio on the road, operazione nostalgia, parlando della banda cittadina, che non è un gruppo musicale. Va bene, vai per te, sigla, cambio! E no, perché passo fa tanto anni 60. Citizens Band, CB o Banda Cittadina, è una banda radio che si è diffusa in Italia a partire dagli anni 60, anche se è diventata ufficialmente legale solo nel 1973, quando è stato realizzato il codice di poste e telecomunicazioni, il codice PT. In particolar modo, tutti noi che siamo stati dei CB in passato ricordiamo con una punta di nostalgia il punto 8 dell'articolo 334 del codice di poste e telecomunicazioni. Il mio vecchio Intec M4010S omologato secondo quel punto, infatti, vecchio codice di PT, perché successivamente nel 2003 con il decreto legislativo 259 del 2003 è nato il codice delle comunicazioni elettroniche. Tutte le comunicazioni radio in ambito amatoriale e in ambito hobbistico come la CB e la PMR sono finite all'interno di questo codice delle comunicazioni elettroniche. Il baracchino, lo strumento che veniva utilizzato come meccanismo di comunicazione, può essere considerato un po' come adesso sono i messaggi vocali di WhatsApp. Tra le altre cose, c'è una cosa che accomunava i messaggi vocali di WhatsApp con il baracchino: è quello che non venivano visti di buon occhio quelli che mandavano messaggi vocali e quindi facevano dei passaggi particolarmente lunghi e dolorosi, perché quando una persona parlava tutti gli altri potevano solo restare in coda ad ascoltare. Parlare sopra un'altra persona non avrebbe generato due voci che si parlano uno sull'altro, bensì avrebbe sommato matematicamente i segnali, creando un fischio fastidiosissimo che è chiamato effetto eterodina, e quindi bisognava materialmente avere la bontà di attendere che ognuno finisse il suo turno. Ecco perché si cercava di essere brevi e concisi, si cercava di non fare passaggi più lunghi del minuto e si faceva in modo di far parlare un po' tutti quanti, perché era una frequenza aperta, un po' come un gruppo WhatsApp. Quando qualcuno aveva bisogno di fare qualcosa, voleva restare in ascolto un pochettino, annunciava che doveva fare un piccolo trabacco e evidentemente chiedeva di fare un pochino di bianco, quindi restava lì, qualcuno prendeva appunti, va bene, tizio non c'è, si continuava a parlare appunto nella ruota, per questo i saluti erano circolari, si continuava a parlare nella ruota. Quando finiva di parlare una persona c'era l'abitudine, non sempre, io ero uno di quelli che l'applicava, ma ero uno dei pochi, di lasciare qualche secondo prima di riprendere il microfono e ricontinuare a parlare, perché naturalmente la pausa tra una persona e l'altra era il momento in cui, se qualcuno voleva intromettersi nella ruota per entrare e parlare con tutti assieme, oppure se voleva chiedere un'informazione, non so che ore fossero, il QTR, come gli arrivasse il segnale, il QRK o roba del genere, avesse il tempo di interrompere, di bussare, di chiedere permesso con il famoso break. Il baracchino è stato lo strumento che c'era prima dei telefonini cellulari, è stato lo strumento che permetteva agli autotrasportatori di comunicare fra di loro, ai camperisti di comunicare fra di loro, agli hobbisti di comunicare fra di loro. Soprattutto il baracchino era un eccellente strumento per la gestione dei problemi del traffico. Quando tu eri in auto, eri in camper, eri in camion, eri in autostrada, eri in una situazione in movimento e volevi informazioni sul traffico, il baracchino era l'ideale, perché chiedevi notizie a qualcuno sulla determinata strada e di sicuro trovavi qualcuno su quella strada che ti avrebbe potuto dare tutte le informazioni che erano necessarie. Tra l'altro era comodissimo quando ti trovavi incollato dietro a un camion, perché non potevi sapere quando era il caso di superarlo oppure se c'erano auto che venivano dal senso opposto. Però, dato che i camionisti ci stavano, come raccontava il grande Francesco Salvi anni e anni e anni fa, per essersi ispirato a questo che c'era scritto CB Totano, ecco che allora pigliavi il microfono: senti un po', Totano, ti sto dietro, com'è la situazione davanti? E quello magari ti diceva: aspetta, passano due macchine, ecco, no, vai, tranquillo. Il CB appunto è stato l'antenato della chat, l'antenato di WhatsApp, l'antenato di
tante comunicazioni, la versione casalinga della stazione radioamatoriale, con tanti punti a favore e tanti punti contro, con tanti controlli dell'Escopost all'epoca, perché si pagava il canone, non si potevano modificare gli apparati e ciò nonostante giravano cose assurde. Prima di concludere vi racconto velocemente un piccolo aneddoto. C'era un posto qui a Siracusa dove andavamo spesso all'inizio di giugno, alla fine di maggio, inizio di giugno, che era il cavalcavia dell'autoparco di Melilli. L'autoparco era chiuso, non, ancora adesso funziona veramente a metà, e noi prendevamo l'autostrada, arrivavamo dove c'era l'ingresso all'autoparco e ci mettevamo sul cavalcavia dell'autoparco, perché da una parte avevi Melilli e la collina, dall'altra era completamente aperto sul mare, e in quel periodo, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, c'era molta propagazione del segnale, riuscivi a parlare con la Spagna, riuscivi a parlare con la Grecia, riuscivi a parlare con persone veramente lontane senza bisogno di grande potenza del trasmettitore, quindi con il trasmettitore omologato riuscivi a fare delle conversazioni internazionali. Molte volte capitava la sera appunto di vedersi lì 5-6 macchine, magari dalle 9 di sera fino a mezzanotte, a luna, ci si metteva tutti assieme, si fumava una sigaretta, si chiacchierava e ogni tanto si parlava con qualcuno tutti assieme, no? Bene! Una sera c'era una festa da qualche parte, non mi ricordo bene dove, fatto sta che intorno alle 9:30 arrivai lì sul cavalcavia, pronto con la macchina, con la stazione radio, con l'antenna magnetica, e non c'era nessuno, quindi dico, vabbè, qualcuno arriverà più tardi, quindi mi metto lì, resto con la radio accesa, mi metto in attesa, in semplice ascolto della frequenza radio, e sono lì da una mezz'oretta, verso le 10, quando vedo avvicinarsi una macchina. All'inizio penso, ok, sta arrivando qualcuno, poi invece vedo che è un'auto dei carabinieri e penso, oh guarda un po', sono venuti a fare un controllo e vabbè, che devo fare, gli darò i documenti, tanto è tutto a posto, anche il canone del baracchino pagato, quindi non c'è niente di male. Scende uno dei due carabinieri, gli faccio buonasera, sto per prendere i documenti, e questo mi fa, compà, come se sta a Pia la Grecia? E io sono rimasto lì completamente surgelato per un attimo e non lo so, sono arrivato 20 minuti fa, ancora non si sente nessuno. Ah va bene, io mo alle 10:30 finisco il turno, poi ci vediamo qua più tardi. Ah ok. Quanta era l'idea che sapevano tutti che ci si metteva lì a parlare con la Grecia, con la Spagna, eccetera eccetera. Bene ragazzi, questo era il baracchino. Il baracchino era questo strumento per comunicazioni radio a breve distanza o anche in certi casi a lunga distanza di tipo amatoriale. Voi che mi dite? Avete avuto un baracchino? Conoscevate cos'era il baracchino? Qualche vostro familiare parlava con il baracchino? Oppure un vostro familiare è stato, non so, magari un autotrasportatore e quindi usava parecchio il CB? C'avevate qualche vicino di casa? Qualche vicino di casa radioamatore, quindi sapevate un pochettino questa cosa? Siete stati voi stessi dei CB? Siete dei CB ancora adesso, magari? Parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da parte mia QRT.